Ciao a tutti, è un po' che non ci sentiamo, ma oggi volevo raccontarvi una piccola storia, molto breve, proprio a partire da questa pianta che abbiamo visto. Questa pianta l'anno scorso i nostri amici di quarta, quelli che hanno ricevuto la prima comunione, l'avevano portata in offertorio e per tanto tempo questa pianta sembrava davvero morta, anche quando è stata messa nella terra per diversi mesi. Sembrava proprio che non potesse portare nessun tipo di frutto e non potesse nemmeno fiorire. Ma subito dopo Pasqua, e quindi proprio nelle ultime settimane, quando sono venuto a vedere questa, pianta di vite, ho cominciato a vedere che iniziava a mettere i primi germogli, a mettere le prime foglie e pian piano si è sempre più irrobustita. Noi stiamo vivendo anche noi questo momento, abbiamo bisogno di rinascere, abbiamo bisogno di riportare nella nostra vita la presenza di Gesù. Non a caso nel Vangelo Gesù si paragona alla vite, una vite che porta tanti tralci, una vita che porta tanti frutti, una vite che è capace di donare vita anche quando sembra che sia solo un legno secco. In questo tempo allora, ancora di distanza, molto probabilmente nel mese di maggio riusciremo a vederci qualche volta, magari verso la fine del mese qualche cosa si aprirà. Però insieme con le catechiste mi sembrava importante dire ricordiamoci che davvero noi con il Signore Gesù non siamo mai morti, non siamo mai lontani da Lui, ma soprattutto possiamo sempre portare qualcosa di buono. Allora, come qualche settimana fa, vi chiedo di fare un gioco, un'attività. Come avete fatto quei bellissimi disegni sull'ulivo, provate anche ad immaginare la vostra vita come un tralcio di vite che parte da Gesù. Disegnateli con la vostra fantasia, preparate qualcosa da poi mandare alle catechiste che poi raccoglieremo. Noi siamo una vigna, siamo un popolo, siamo una comunità riuniti attorno a Gesù. E quando noi siamo uniti a Lui possiamo portare frutto, possiamo portare frutti abbondanti. E quindi nelle prossime settimane, nel mese di maggio, ricordiamoci di preparare questi disegni che poi utilizzeremo quando ci rincontreremo. È uno dei primi impegni. E il secondo impegno che do a tutti voi, io per primo e le catechiste sicuramente lo faranno insieme con me. Tutti i giorni di questo mese di maggio che stiamo per iniziare, ricordiamoci almeno di dire qualche Ave Maria, se non proprio tutto il rosario alla mamma di Gesù, almeno qualche Ave Maria, affinché ci custodisca, ci aiuti e ci protegga. Speriamo di vederci presto. Ciao a tutti!